La 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 la. Partita doppia. L'arte come non l'avete mai vista né sentita. Alla Quadriennale 2020, Palazzo delle Esposizioni, Roma, Mondo, Universo. Un saluto da Luca Scarlini. Mino Maccari aveva la passione della satira, spesso mordente e mordace. La selezione di opere sue nel 1951 alla Quadriennale presentava un dopoguerra in cui c'erano nuove figure sociali, che però erano anche quelle della consueta commedia dell'arte italica. Pescicani, persone che si erano arricchite, nuovi intellettuali esistenzialisti che dicevano che il mondo era finito e che bisognava essere critici amari per tutto il corso della vita, e figure di ogni tipo come belle signorine disponibili che giungevano a Roma per tentare senza dubbio una carriera a Cinecittà, che pure risultava all'atto pratico assai più difficile di quanto uno avesse potuto sognare. Era quella l'epoca della satira, quando Federico Fellini, nel suo primo film Lo Sceicco Bianco, raccontava la vicenda di una scervellata signorina provinciale che giunge a Roma in viaggio di nozze e si trova improvvisamente a fuggire perché attratta da un idolo dei fotoromanzi, Scimunito anziché no, interpretato da Alberto Sordi, che alla spiaggia di Torvaianica dondola lascivo su un trapezio vestito da sceicco bianco. Maccari aveva sempre voluto fare una storia del suo tempo per tramite della satira, da quando negli anni 30 dirigeva il periodico Il Selvaggio, che era stato un caso, il portavoce dell'idea di strapaese, un'idea di arte e cultura legata ai valori della terra, al mondo rurale, contro il mondo della città. Eppure, anche la città entra dentro la sua immaginazione. E in questa selezione del 1951 ci sono poi le figure che egli terrà fedeli nella propria opera fino in fondo alla sua carriera prolificissima, in cui spicca, infine, la sua capacità di rappresentare le bestie come uomini e gli uomini come bestie, come seppe fare in modo perfetto in un libro di storie di Aldo Palazzeschi intitolato Bestie del Novecento, in cui le bestie del Novecento sono appunto tanto le pulci, che i gatti, che i cani, che i leoni delle novelle palazzeschiane, ma anche gli esseri umani che credono di essere tanto perfetti e che invece appunto sono bestie che continuamente si imbestiano nella realtà loro, di cui non gestiscono alcun aspetto. Fine.